È veramente un piacere per me essere oggi qua davvero al mitico Pippo Caffè a Modena, in via Pesce 281, e diciamolo veramente che Pippo è veramente un grande, anche perché ha scritto veramente in grande Pippo Caffè, quindi se siete in zona e volete un caffè non avete scuse, dovete venire qua perché è ben visibile. È come se tu giri per strada, no? Passi, va bene che non vedi una topa, ma non puoi non vedere quella patata della Belen, eh? È una montagna di plastica, che Greta Thunberg l'ha detto, che colpa di Belen quando fa il bagno se quello viene inquinato, anche perché ogni volta c'è sempre una moria di pesci, a cominciare dal pesce sega, quello ovviamente già con un nome così è destinato a morte certa, però fermi. Però stranamente tutte le volte che c'è in acqua la Belen, il pesce martello resiste sempre. Insomma, lo voglio dire. Comunque sono molto contento di essere qua per presentare questo momento sburrone dell'angolo cabaret. Ecco, ho detto cabaret, lui pensa subito che si mangi, non si mangia. Però adesso avrete tanto di quel riso, ma tanto di quel riso non con un cinese, no? Ma con il grande Becco. Ecco, gli facciamo un grande applauso. Applauso, grazie. Guardatelo, veramente è una bettoniera di comicità. Vi lascio in mano sua, veramente, e vi facciamo ancora un ulteriore applauso, perché lui è stato anche a Zelig Live, dove c'è stato. Sono andato a Zelig Live e poi è venuta la pandemia, mi sa che ho portato sfiga io. No, vabbè, lasciamo stare, dai. Il Pippo Caffè porta sempre grande fortuna, quindi gli facciamo un ulteriore applauso. E adesso va, mi saluto. Dai, detto! Ma tu posso dire le cose veramente. Buon pomeriggio a tutti. Io veramente, quando oggi mi hanno detto vieni qua a fare lo spettacolo, poi ho visto tutto questo clima romagnolo, questo clima di canto, ho detto ma siete già voi lo spettacolo, cosa sono venuto a fare io? No, veramente, io sono contento quando vedo questi bellissimi momenti. Tra l'altro oggi sono un po' molto sincero, anche perché è un po' di tempo che non mi esibisco, perché ho fatto la pandemia, un po' di tempo che non mi esibisco. Io oggi sono anche un po' emozionato con tutta sta gente, perché c'era più gente l'ultima volta che ho fatto l'amore. Quindi, no, siete da spinacaldi, vedo che... No, ovviamente era una battuta rompi ghiaccio per creare subito un po' di atmosfera, stavo ovviamente scherzando, l'ultima volta ero da solo. E, a parte queste cose, così adesso, vabbè, a parte le due boiate, così tanto per scaldare un po' l'ambiente, adesso mi presento subito perché non tutti mi conoscono. Io mi chiamo Marco Bettelli, in arte Betto, e sono di Casalecchio di Reno. Ho studiato l'Accademia del Comico, perché adesso per farli ignoranti bisogna studiare. Cioè bisogna essere ignoranti certificati, cioè non è che puoi essere un coglione qualsiasi, cioè, devi avere la certificazione come avere il grippa. Perché devi fare l'accademia, no? Io sono andato a Milano, ho scelto Milano, anche se devo dire non è comodissimo per me a Milano, perché da Casalecchio, e poi Casalecchio è un paesino portata di uomo, Milano è una città, la capitale, però ho scelto Milano perché Milano è proprio la capitale del cabaret, no? L'unica cosa è che le difficoltà che io ho avuto ad andare a Milano, che io partivo la mattina presto, cioè arrivavo su prestissimo a Milano, che quando entravo dentro il bar, perché io la mattina ho bisogno di prendere il caffè al bar, no? Proprio avevo ancora la scritta Hemiflex, no? Perché proprio sentivo ancora proprio la voglia dell'F, no? E devo dire che io sono stato subito battezzato dal barista, il barista dell'Accademia, che la prima volta che mi ha visto mi ha detto di dov'è che sei te? Sono di Casalecchio. Dov'è quel posto lì, Casalecchio? Casalecchio è provincia di Bologna, Casalecchio di Reno o Casalecchio sul Reno. Dov'è il Reno? Sopra o sotto il popolo? E sotto? Terrone. Terrone a me? Con la S così, cioè terrone a me? Sì, te sei un terrone che sei venuto qua a Milano a portarci via il lavoro. Ho detto, piano, un attimo. Io sono venuto a Milano per fare il comico, voglia di lavorare non ne ho, quindi tranquillo. Però il milanese così non è mica cattivo il milanese però se vieni dopo il po', c'è un po' come un frisone a mezzanotte, gli pesi, cioè sei così. Allora insomma capirete che poi insomma noi bolognesi poi facciamo poi presto fare amicizia, forza di dai, mi è venuto voglia di raccontargli quella storiella che magari qualcuno di voi ha già sentito, perché ho visto anche su internet, su altre forme comiche. Quella storiella dell'imprenditore milanese, no? Tipico imprenditore milanese, un po' il bolone, no? Che sa fare tutto lui,
che è arrivato a Bologna per motivi di lavoro, decide di intrattenersi la sera perché vuole conoscere l'arte bolognese. Voi sapete che Bologna è famosa per tre cose, no? Le torri, i tortellini e la terza cosa che finisce sempre in ini, ma non è la sfoglia, no? Siamo capiti, no? Lo stiamo parlando, no, era giusto per subito capirci. E allora, insomma, capite che questo imprenditore qua a Bologna non è che si può sputtanare e andare in giro a cercare questa arte bolognese, mentre lì che cena nella reception del suo albergo lussuoso, chiede al cameriere con molte descrizioni, dice, guarda, ma io vorrei un po' conoscere l'arte bolognese, dov'è che posso andare qua senza sputtanarmi, senza dover andare in giro? Sono un imprenditore, sono importante, Milano mi conosco, posso mica prendere uno scandalo così, eh? Allora il cameriere molto tranquillamente dice, guarda, lei è molto fortunata, vedi quel tavolo là? Quella lì è la Iole. La Iole modestamente è la più brava di Bologna, la conoscono tutti qua. Tra l'altro è anche fortunato perché proprio l'ultimo piano ha una suite e abita da noi, quindi è comodissimo, non che devo fare. Si preoccupa, lei la invita in tavola, mi mette una cosa, poi fa, mi mette una cosa, tutto nella massima privacy. Cosa va a fare? Accompagnare al suo tavolo, champagne, così vanno su in camera dalla suite della Iole. La Iole gli comincia a praticare quest'arte bolognese e il milanese rimane soddisfatto, dice, socio Iole, che lavoro, ma te sei il paradiso, c'è un lavoro che è una cosa che io non avevo visto. La Iole da grande professionista lo fa ricomporre, poi lo prende per una mannina, lo porta alla finestra, apre la finestra e gli dice, vedi quell'azienda lì? Io ho iniziato a lavorare, facevo le pulizie. Adesso, grazie alla mia boccuccia, l'azienda l'ho rilevata, l'ho anche portata in borsa, ma l'azienda è mia. Socio Iole, sei meglio di me, sei un'imprenditrice. Poi mentre dice questa cosa qua, vedi che c'è un bel posteriore, dice, ma Iole, con il culetto come siamo messi? Perché vedo che c'è anche un bel posteriore. La Iole dice, guarda, sta buono, che dopo la bocca anche i posteriori sono la più brava di Bologna. Ormai sono qui, proviamo anche il posteriore, no? La Iole si spoglia, lui si spoglia e giura un'altra mezz'ora. Finisce che anche questo dice, Iole, ma te veramente sei nata per far felice la gente. Cioè c'è una cosa, un lavoro, che io non pensavo di trovare una cosa così a Bologna. La Iole è da grande professionista, lo fa rivestire, lo porta a un'altra finestra. Dice, vedi quel grattacielo lì? Io vivevo in uno scantinato. Adesso, grazie al mio posteriore, ho comprato tutto il condominio, sono la capa del condominio. Socio Iole, te sei proprio la mia carità imprenditoriale. Poi come si dice, non c'è il due senza il tre, il quarto vinta sé. Dice, ascolta Iole, già che siamo qui, assegno per assegno, ma quella passerina, come sei messa? La passerina, stai buono! Se avevo anche quella, compravo tutta Bologna. Questo per dirvi cosa, per farvi questo esempio, per dirvi che comunque alla fine puoi essere un milanese sborone, ma chi ti frega lo trovi sempre, sia a Bologna, a Modena, a quant'altro. Concludo con altre due battute per parlare un po' di me, poi mi lascio al vero pomeriggio, cioè quella del canto, del karaoke. E molti mi chiedono, ma nella vita, è una domanda che mi fanno spesso, ma hai sempre voluto fare il comico? Io sinceramente dico di no, sono proprio venuto a casa a fare il comico. Io nella mia vita in realtà volevo veramente fare un'altra cosa, che poi è diventata un'esperienza che ho portato sul palco, e tutti me la chiedono perché è sempre una storia strana, ma una storia reale. Io ero un ex giocatore di calcio, poi ho dovuto smettere perché ho avuto dei problemi con lo stinco, era così buono con le patate che non riuscivo a volte andare in campo, però vabbè, questo era un problema personale e purtroppo la mia carriera è finita l'anno in cui ho giocato in una squadra che non ha mai vinto una partita, cioè è arrivata a 0 punti. Uno dice, nella legge dei grandi numeri è impossibile che almeno una volta un pareggio, non l'abbiamo mai fatto, no? Il problema è che la società era in fallimento, però il presidente ha venduto praticamente la società a un'impresa di pompe funebri. Il problema è che con l'impresa di pompe funebri voi capite che già una squadra che è l'ultima 0 punti, avere un'impresa di pompe funebri ci prendiamo un po' in giro tutti, no? Le altre squadre si chiamavano il gatto nero del campionato. Una volta attaccato alla porta dello spogliatoio c'era scritto spogliatoio per diversamente vivi. Una volta addirittura il resto del Carlino Bologna, nella pagina del lunedì,
la pagina che praticamente è interamente dedicata al calcio dilettantistico, avevamo perso il derby 5-0 e ci ha dedicato un articolo con un titolo che al di là della goliardia devo dire che a me mi è anche un po' casato, no? Il titolo diceva una squadra che perde, ma non bara. Vai! Esempio per le squadre di Serie A. Smesso di giocare a calcio, grazie anche allo sponsor di Presa il Fulmine che mi ha detto: fa guarda, ma tanto te nel calcio non è che hai un futuro, ma perché non provi a fare il comico? Perché a me poi già all'epoca mi piaceva raccontare le barzellette, no? Allora gli ho detto: senti sponsor, facciamo una cosa, io smetto di giocare a calcio perché va bene, sono tristo, hai ragione tu, però ricordati che se poi intraprendo la carriera del comico e un giorno faccio morire da ridere qualcuno, te mi devi dare la percentuale, eh? Grazie, buon pomeriggio per questo momento. Sì. No, rimani qua, dai. Grazie Marco Bertelli. Facciamo un po' un grande applauso, complimenti. Applauso a tutti voi. Lui è di Casalecchio, quindi noi ci auguriamo veramente di fare un salto di qualità dal canale Reno a canale 5. Esatto, se lo merita, un grande applauso ancora. Grazie a tutti.